Buonasera a tutti. Non so se datemi un feedback se mi sentite. Se mi Sì. sentite, vedete? Perfetto. Bentornati a questo nuovo appuntamento con Studium. Siamo in compagnia del professor Maurizio Masini, docente al DISPOC del corso di comunicazione digitale. Però aspetta, c'è qualcosa che non va. Come mai, professore, lei è sopra di me? Quella dovrebbe essere la mia posizione da intervistatore, c'è qualcosa che è andato storto? Beh, sì, Leonardo, francamente anche ora che me lo fai notare me ne sono accorto anch'io. Cioè, io ho visto tutte le vostre trasmissioni precedenti e l'intervistatore, cioè, sta sempre di sopra e il prof sta sempre di sotto. Cioè, ma sai, la tecnologia bisogna sempre aver paura perché non si sa mai quello che ti riserva. E, non so, io mi sono trovato lì di sopra. E, però ti dico, non lo so, ma il Si è format, trovato dimmi un po', bene. no, ma dimmi un po', il format, spiegami un attimo di Allora, cosa si il tratta. format sostanzialmente funziona che io dovrei teoricamente fare le domande, però c'è una legge non scritta che dice che le domande le fa quello che sta di sopra, perché sennò non va bene la diretta, cioè solamente quello che sta di sopra ha il potere di fare le domande, chi sta di sotto può solo rispondere. Ma benissimo, questa è bellissima come cosa. Bene, allora Leonardo, se a te Quindi, va se bene. per me va benissimo essere l'intervistato oggi, se per lei non è un problema essere Benissimo. l'intervistatore. Ma a me fa un sacco piacere. Allora, intanto perché mi sento più giovane, anche se purtroppo non ho la tua età, però diciamo che oggi faccio il ragazzino, il ragazzetto, lo studente, il giovincello. Allora. No, visto che sono di sopra e ho il potere di intervistarti, e innanzitutto, vabbè, Sono. vorrei un attimo che tu ti presentassi, Leonardo. Bene, io sono Leonardo, che qualcuno sicuramente mi avrà visto su questi schermi in qualità di intervistatore, ma oggi a quanto pare sarò l'intervistato. E sì, faccio parte di questa, diciamo, di questa realtà di Studium che da un mese portiamo avanti questo progetto, ma insomma, nella vita faccio anche altre cose, come essere studente nel corso di strategia e tecnica della comunicazione. Fra cui appunto sono stato un allievo del professor Masini nell'ultimo corso, appunto, che si concluderà proprio domani, di comunicazione digitale. E in un certo senso mi piacerebbe anche un po' in questa mezz'oretta di diretta, anche un po' parlare di questo corso e di come si è svolto nella sua, diciamo, particolarità, in quanto è un corso un po' particolare di suo, che in questo periodo, diciamo, ha avuto un'evoluzione molto molto interessante che si è tradotta in un progetto che si spera vedrà la luce quanto prima, ecco. Però Leonardo, prima di iniziare con il corso che stai frequentando, e stiamo facendo insieme, insomma, più che altro più frequentato, stiamo facendo insieme un percorso. Io, cioè, ho visto, noi abbiamo un blog, no? Un blog che dopo darai, il cui indirizzo darai ai Certo. nostri ascoltatori. Però in questo blog ci sono tutte le biografie delle persone che hanno partecipato a questo progetto, e fra cui la tua, e devo dire che è una biografia molto interessante e che un'altra volta mi conferma quanto voi ragazzi siate sorprendenti da un punto di vista di quello che fate, di come lo fate, cioè non sei un bassista. Sì, tra l'altro ci tengo a precisare che attualmente il basso sta facendo da sostenitore per il telefono, quindi se vedete una telecamera abbastanza stabile rispetto alle altre dirette, grazie al mio basso che sta facendo da contraltare al telefono. Quindi è grazie a lui se la mia telecamera è fissa e mi permette di non fare troppi movimenti bruschi che possono un po' disturbare la diretta, ecco. Ma quindi allora, sei musicista, suoni il basso, vedo che sei passato dai concerti di casa tua, del tuo salotto, ai concerti quelli veri, con il pubblico, con la tua band, giusto? Sì, diciamo che da quando uno, insomma, inizia a suonare a 14 anni ha sempre un po'
come si dice, la voglia, guarda i suoi miti e dice: ma anch'io un giorno vorrò essere su un palco. E ovviamente il primo palco che trova è quello della camera o del salotto, come nel mio caso, però solitamente il pubblico che è quello dei genitori è un po' un problema, perché i volumi, c'è sempre un po' una bella disputa sui volumi, quindi E quelli le sono urla, successivamente sono stati portati verso l'alto. se ci sono non sono quelle dei fan, ma sono quelle dei Eh vicini no, che ti dicono di sono quelle dei abbassare la vicini. musica. Ma sì, purtroppo, però Però fortunatamente ho avuto un contesto come quello dove sto io, qui nella provincia senese, dove fortunatamente non ho avuto grossi problemi di vicinato su volumi, anzi, spesso in tanti mi hanno detto che li facevo compagnia, quindi fa più che bene. Infatti, perché parli anche della provincia, nella tua biografia è carina questa cosa, la provincia crea dipendenza, se non ci sei nato non lo puoi capire. Bene, questo sì, è, come ho scritto, è una citazione di un gruppo musicale, tra le altre. Sì, la provincia, diciamo, il contesto della provincia mi è sempre stato molto, diciamo, vicino. Tra l'altro, ho anche visto fra i partecipanti alla diretta la mia relatrice di triennale, che saluto, che anche lei è stata ospite di una di queste interviste, però lei era dove ero io, quindi al piano di sotto. Vabbè, questa è la tecnologia È la che ci ha tecnologia, mi sa fatto che questo scherzo. si diverte a fare questo scherzo. E appunto io anche nella mia tesi triennale ho comunque cercato di mettere il territorio al centro, perché comunque inevitabilmente il territorio rimane sempre dentro di noi, indipendentemente se siamo di Roma, di Milano, del piccolo paesino della provincia senese, che già Siena di per sé non è comunque una grande città, comunque un paesone, come si suol dire. E quindi per me comunque la provincia ha influenzato tanti dei miei aspetti anche caratteriali, però tuttavia ha sempre dei pregi e dei difetti e io cerco sempre di, diciamo, bilanciarli, ecco, Beh, anche un altro punto di attingere il vista. meglio e cercare di lasciare un po' il peggio, che Beh, però purtroppo non si può eliminare, ma. è un altro punto di vista, credo, Leonardo. È importante, io dico sempre, secondo me cambiare ogni tanto il punto di vista è importante. Quando ci sei dentro le cose non ti rendi conto esattamente come sono. Quando sei dentro a una metropoli, sei dentro a un centro, i contorni non riesci a vederli, mentre invece se sei fuori riesci a vedere anche i contorni, riesci a vedere anche ciò che ci sta vicino, riesci a vedere cose con un raggio più ampio, e quindi a volte questo fa bene. Quindi, e poi vabbè, provincia non vuol dire, non è un termine dispregiativo, è semplicemente Assolutamente. essere un po' nati un po' più fuori da dove ora magari c'è più inquinamento, dove c'è più traffico, dove c'è più caos, dove c'è. Certamente. Quindi tutto sommato potrebbe essere anche un vantaggio. E poi quindi sei arrivato dopo la tua laurea triennale, fra l'altro fatta proprio appunto Sempre a Siena. sulla musica, e sei arrivato a Scienze della Comunicazione, frequenti il primo anno della magistrale, poi cominciamo a parlare anche di quello che stiamo facendo in questo momento. Ma come ti trovi? Cioè, dimmi un po', Per me è cioè, stato un. scusa, il fatto di essere qui, cioè, per me è un privilegio, è la prima volta che posso sentire da uno studente in prima persona cosa ne pensa su questo. Siamo sempre noi a suonarcela e a dircele, no? A cantarci le lodi. Invece, per la prima volta, di quello che ti pare, di quello che vuoi, cioè, Ho il microfono. sei libero di dire tutto quello che vuoi. Allora, per me, diciamo, l'incontro con questa magistrale in scienze della comunicazione è stato un po'. Che io venivo da un ambito di studi sempre umanistico, ma comunque in una triennale in beni culturali, quindi un po' c'entra, ma fino a un certo punto. E avere a che fare, diciamo, con. Nel frattempo ci stanno arrivando dei commenti, ma a cui risponderemo fra Alice pochissimo. si è messa però in trasmissione in ritardo, perché Ciao avevamo Tania. già detto che Alice è un problema tecnico, non lo so, io mi sono trovato lì Problema sopra e tecnico. quindi faccio l'intervistatore e Vabbè, Leonardo fa questa sera l'intervista. ci sarà l'intervista al contrario. Ma In mi ogni sembra caso, giusto. io ho appunto affrontato questo percorso di studi subito in maniera molto, l'ho trovato molto molto interessante e in un certo senso molto stimolante. Io venivo da appunto questo mio percorso di laurea triennale che mi ha formato molto
a livello anche teorico mi ha dato un'ottimissima preparazione. Però volevo anche un qualcosa che mi permettesse di passare anche dall'aspetto più teorico anche al pratico, e questa mi sembrava la magistrale adatta, oltre che, appunto, come più volte ci è stato detto dai vari docenti, comunque studiare comunicazione a Siena è un vanto, ecco, un senso, Orgogliosi di studiare bisogna essere orgogliosi comunicazione a di Siena, studiare perché comunque. dal 92 si studia comunicazione a Siena, la prima università in Italia che ha aperto il corso di laurea scienze della comunicazione, questo va detto senza. E quindi avere la possibilità di avere una facoltà così importante e buona, sostanzialmente a 200 metri da dove frequentavo la triennale, per me è stato, diciamo, veramente una grandissima occasione che ho colto al volo. E comunque le mie, diciamo, aspettative di partenza sono state ampiamente ripagate con l'iniziare dell'anno accademico, l'iniziare dei corsi, i primi esami, le persone che ho avuto modo di conoscere e appunto la mia, diciamo, come dire, la mia aspirazione sarebbe quella comunque di continuare in ambito accademico, ecco, di portare avanti questa cosa. Magari anch'io ritornare al piano di sotto di Instagram, però come professore, ecco, diciamo nel Bene, ruolo bene. giusto. Cioè, non so È se una strada dura, augurartelo, ma non so se augurartelo o no, perché in effetti giusto guarda un po' perché poi. almeno so che posso stare al piano di sotto nelle dirette Instagram, Però giusto per guarda poi quello. quando va come ci si riduce, poi quindi non so se ti viene in mente. Però allora, venendo più a noi, hai cominciato a fare il primo anno della magistrale, hai fatto gli esami del primo semestre, poi sei arrivato al secondo semestre, abbiamo iniziato con le lezioni del secondo semestre, ti sei iscritto a questo, eri iscritto a questo, no, iscritto a questo corso di base di comunicazione digitale. E ci troviamo in aula, primo giorno, facciamo lezione, in buona Il compagnia, primo perché giorno, siamo un bel po' di persone, giusto? allora, il primo giorno sicuramente siamo stati, diciamo, c'era un po' nell'aria, comunque era comunque marzo, quindi la situazione coronavirus purtroppo era già nell'aria. Infatti, una delle prime cose che lei ci ha detto è che speriamo che le nostre attività possano essere svolte, anche se c'è sempre questa grande incognita sullo sfondo, di cui bisognava tener conto. In ogni caso, noi nella nostra prima lezione abbiamo un po' chiarito qual era il focus dell'intero corso, ovvero creare un qualcosa che andasse a valorizzare il territorio. E fra i vari modi di valorizzare il territorio, innanzitutto quale territorio? Perché dire valorizzare il territorio è una cosa un po' vaga, un po' come dire oggi vado da qualche parte, dove? Il territorio in questione era appunto quello della Val d'Orcia, che è un territorio che noi abbiamo, prendendo come punto di riferimento Siena, relativamente vicino, a circa un'ora, ma che però ogni anno è stato comunque visitato da persone provenienti da tutte le parti del mondo. Quindi, in un certo senso, noi studenti del corso di comunicazione digitale avevamo un compito all'apparenza semplice, ma difficile, ovvero sponsorizzare o comunque valorizzare un territorio che di base, è già sponsorizzato con il nome stesso. Cioè, se io dico Val d'Orcia, immediatamente una persona che sia di Milano, che sia di Londra, di New York, la sa collocare in uno spazio, spero. Però comunque al 90% siamo Diciamo molto ottimisti, che è patrimonio un mondiale patrimonio. dell'umanità e quindi è Quindi è un stato bene dal comunque che 2004 e quindi diciamo che ha già un buon punto di partenza, no? Con questo quindi riconoscimento. il Però grande è rischio che che si fa è. è un territorio vicino che spesso si sottovaluta, però noi avevamo delle idee e avevamo dei progetti che non tenevano conto del coronavirus. Diciamo, avevamo fatto un po' i conti senza l'oste, per usare un'espressione poco accademica, però che comunque rende bene l'idea, in quanto il progetto iniziale, appunto, di valorizzazione di questo territorio doveva essere fatto tramite una produzione di video, quindi videoludi, appunto di un video, che poi aveva come, diciamo, obiettivo finale quello di essere presentato sul territorio, cioè non è che era una cosa che doveva rimanere internossa all'interno del nostro corso di comunque abbastanza
popoloso di 50 persone, ma dovevano anzi essere portati fuori dall'aula. E innanzitutto dovevano essere realizzati andando sul territorio, perché come si può valorizzare un territorio senza conoscerlo? Ora, magari per me che sono di Siena o comunque della provincia, per me la Val d'Orcia è un territorio familiare, ma per i tanti ragazzi che comunque vengono a studiare a Siena da tante parti d'Italia, la Val d'Orcia rimane, fra virgolette, un luogo da cartolina, cioè nel senso tutti l'hanno visto in una pubblicità, in una foto, ma poi magari non ci sono mai stati fisicamente. Quindi valorizzare il territorio significa prima cosa conoscerlo, conoscere il territorio, e per conoscere il territorio io ci devo andare fisicamente. Infatti Purtroppo, appunto. era previsto questo, no? Era previsto che noi dovessimo fare due Era appunto. uscite sul territorio, una prima uscita sulla Francigena, dove avremmo percorso un po' di chilometri tutti insieme lungo questa bellissima strada, che fra l'altro, ti ricordi, avevamo detto che lo avremmo fatto guardando molto intorno a noi, perché ci sono talmente tante bellezze in quei luoghi che veramente c'è da perdere il conto. E dovevamo salire su un pullman, dovevamo andare sulla Francigena e percorrerla. E una prima volta, poi la seconda volta avremmo dovuto invece fare la stessa cosa, uscire, ma andare in due aziende, e ci avevano ospitato due aziende del consorzio del Vino Orcia, che si erano rese disponibili molto gentilmente a ospitarci, proprio ci avrebbero tenuto lì tutta una giornata, saremmo stati con loro, avremmo girato i nostri video, avremmo fatto la nostra promozione di quelle aziende, però purtroppo non è stato possibile, e quindi ci siamo dovuti Reinventare. reinventare un po'. E boh, non lo so, dimmi un po' dal tuo punto di vista, com'è stata Beh, questa. allora, dal nostro punto di vista, io parlo da studente, c'è stato all'inizio un po' di smarrimento perché ci chiedevamo tutti, ma un corso così particolare che prevedeva tante attività extra, diciamo, fuori dall'aula, come può essere portata avanti se noi non si può neanche uscire di casa? E in effetti qualche dubbio ci fosse, c'è stato fra noi studenti. Più C'eravamo un di po' uno, scoraggiati. probabilmente anche da parte dei docenti. Però sostanzialmente le cose si sono evolute abbastanza anche rapidamente. Siamo arrivati presto a una soluzione che è stata appunto quella di, ovviamente noi durante la prima lezione e l'unica che abbiamo fatto in presenza, abbiamo già delineato un po' i vari gruppi che avrebbero originariamente girato questi video, perché comunque all'interno del corso ci sono dei sottogruppi formati all'incirca da 6-7 persone per un totale di 8 gruppi. E quindi, mantenendo comunque questa ossatura di gruppi, si è evoluto il progetto, ovvero da video del territorio, che ovviamente era impossibile per vari motivi, siamo passati ad diciamo una progettazione di un qualcosa, e questo qualcosa poteva essere veramente tutto. Si può partire da una pagina Instagram, un audiolibro, un gioco da tavolo, una mappa di caccia al tesoro che comunque andasse a valorizzare quel territorio della Val d'Orcia e che non fosse una cosa, diciamo, fine a se stessa, ma che consentisse, una volta che questa ormai agognata libertà, diciamo, ci sia, diciamo, concessa nuovamente, aiutasse in qualche modo, le aziende che hanno dato la loro disponibilità a collaborare con i vari gruppi a rilanciare nuovamente il territorio della Val d'Orcia. E tuttavia il corso non si è comunque svolto attraverso la sua, diciamo, natura originaria, che era quella di corsi seminariali, in quanto appunto in collaborazione con il professor Masini ci hanno dato una mano tanti, diciamo, esponenti sia della Val d'Orcia, ma anche persone collegate all'università. Mi viene in mente il professor Boldrini o Valentina Cano, che ci hanno dato una mano, il professor Boldrini intervenendo in una delle lezioni, mentre Valentina sulla parte, diciamo, più tecnica. Quindi, diciamo, più che un corso è stato, voglio usare questa parola, un'equipe di lavoro, perché comunque ha avuto vari protagonisti, addirittura anche
professori di università spagnole, come ad esempio, ora scusate, voglio pronunciare per bene, Antonio Muniz Antonio Muniz. Velázquez, professore dell'Università di Siviglia, che appunto diciamo, cioè, è stato, diciamo, il relatore di una lezione, appunto, e ci ha dato tanti consigli utili su come impostare i vari progetti. Però io mi permetto, professore, se dovessi citare un nome su tutti che ci ha accompagnato, diciamo, in questo viaggio di un mese e mezzo, oltre appunto a quello di Antonio, che non vorrei assolutamente dimenticarmi, scusa, Antonio Giardi, è quello del suo omonimo, che però di cognome fa Cipriani, quindi Antonio Cipriani, che è un giornalista che si è trasferito da qualche anno in Val d'Orcia e lì ha, diciamo, aperto un'attività molto particolare, che è una libreria Book and Wine, se non mi sbaglio, mi corregga professore se Baldò il si nome non è chiama, corretto, esatto. Baldò, Sì, che Baldò è il nome del bookshop, del wine, bookshop. esatto. È una libreria, è un luogo dove sorseggiare anche del vino. Un wine bookshop. E Antonio, diciamo, è stato un po' il nostro faro che ci ha un po' condotti nella ricerca delle varie aziende che poi sono state coinvolte all'interno dei nostri progetti, in quanto autonomamente, seguendo una lista che appunto Antonio ci aveva dato, noi abbiamo contattato varie persone che ci hanno aiutato a strutturare i nostri progetti. E Ecco, tra ma l'altro, questa cosa, Leonardo, scusa se interrompo, è importante perché, cioè, su questo siete stati bravissimi voi, perché avete in qualche modo, beh, insomma, superato, abbiamo tutti, come ha detto giustamente, superato questo impasse iniziale in cui ci siamo trovati in una situazione che, come ha detto il nostro Premier, era dal dopoguerra e non ci trovavamo ad affrontare. Non era facile, anche da un punto di vista psicologico, ma anche da un punto di vista proprio tecnico. Quindi, intanto, l'università ci ha dato gli strumenti adatti per poter lavorare e questo è fondamentale. Ma la cosa più importante, secondo me, è stato proprio quello che appunto ha ricordato, cioè che cosa ci siamo detti? Beh, se non possiamo uscire di casa, non possiamo fare video, non possiamo scattare fotografie, non possiamo fare nient'altro che comunicare fra di noi, creiamo una comunità. E infatti Cipriani ci ha creato una community dove ci sono oltre 24-25 persone di tutta la Val d'Orcia, di tutti i paesi della Val d'Orcia, che si sono uniti al nostro gruppo. Questa è una cosa spettacolosa, fantastica. I racconti te, beh, il tuo gruppo avrà avuto i suoi contatti, ma non sai degli altri perché dillo un po', cioè com'è che facciamo, no? Nessun gruppo sa che cosa bene per cosa fanno gli altri, giusto? C'è Giustamente, perché un po' di diciamo che competizione. l'idea di base è quella di essere una grande agenzia di comunicazione che è stata divisa in 8 sottogruppi e ogni sottogruppo ha un suo lavoro. E Quindi un ovviamente po' di alla base di questo competizione c'è c'è. un po' di competizione, c'è, però in un certo senso ci sono anche elementi un po' dettati dal caso, perché comunque quando sono stati distribuiti i vari contatti c'è stata sì una logica dietro, però magari può succedere che quel determinato contatto magari per il mio gruppo sarebbe stato perfetto e magari è toccato a un altro gruppo che magari se ne fa ben poco, però in un certo senso anche un po' i rischi del mestiere, come dice appunto Alice citando i commenti, i segreti del mestiere, perché uno deve essere sempre pronto, soprattutto se questa cosa poi la porta. Ora, dire che questa cosa è un corso universitario mi sembra un po' riduttiva, perché qui si può parlare in toto di esperienza lavorativa, perché un'agenzia di comunicazione in un certo senso lavora così. Ora, ovviamente in tempi, diciamo, normali uno Normale. poteva uscire e andare, diciamo, anche di persona, però avvalendoci del telefono o comunque di tutti i mezzi a disposizione, noi abbiamo potuto contattare le persone. E ovviamente Questa è stata secondo me, Leonardo, la cosa è veramente eccezionale, perché a parte, vabbè, avevamo il consorzio Orcia che ci dava il suo appoggio, avevamo il comune, il vice sindaco Marco Bartoli, che è sempre intervenuto anche, no, nelle nostre discussioni, anche lui al nostro fianco, insieme a tutti. Ma io stamattina, quando abbiamo fatto la revisione, cioè, sarà capitato anche al tuo gruppo, agli altri, cioè, mi avete raccontato
telefonate di ore ed ore con personaggi storici della Val d'Orcia, con persone di 90 anni, di 91 anni, che vi raccontavano degli aneddoti, delle storie, sono stati registrati, sono stati, le storie sono state, sono diventate lo storytelling dei vostri contenuti. Cioè, è una cosa, devo dire, io non so se a voi è piaciuta o meno, però per me è stata straordinaria perché ti immagini, è come se invece di stare a fare i nostri PowerPoint dentro un'aula, cioè a un certo punto avessimo scoperchiato il tetto del nostro dipartimento e ci fossimo trovati a fare lezione in mezzo alla gente, in mezzo alle persone che ci chiamavano, ci telefonavano, che parlavano con noi, ci davano documenti. Ciò che qualcuno che era anche un po' più imbranato con WhatsApp, ha mandato delle foto in maniera un po' strana, chiedendo l'aiuto del nipote che mandasse le foto per conto suo. Cioè, questa secondo me è una cosa straordinaria, io l'ho trovata straordinaria, no? Io, se c'è una cosa che mi ha colpito molto, è nel contattare appunto le persone, in quanto il mio ruolo all'interno del gruppo, perché ovviamente ogni gruppo a sua volta ha anche un po' una suddivisione in ruoli, quindi ora io parlo del mio caso, diciamo c'è chi si è occupato della parte di grafica, chi della parte di scrittura e chi, come me e un'altra ragazza, appunto ha avuto, diciamo, il compito di contattare le persone. Ecco, E nel contattare le perché no, persone c'è non ci sempre scusa. un po' la Allora, paura scusa, scusa. di dire oddio, ma io sto contattando delle persone per chiedergli una collaborazione, però qui siamo in un periodo, magari io può contattare anche un titolare di un'azienda o di un bar che per forza di cose ora deve stare chiusa perché non può lavorare. Cioè, come potrà reagire a uno studente universitario che gli va a chiedere diciamo, di collaborare in un progetto? C'è sempre un po' di timore reverenziale sotto questo aspetto, però io quello che ho notato è che contattando queste persone c'era tanta voglia di partecipare, di parlare, di tenerti al telefono per darti dei consigli, per comunque essere parte di questo progetto anche loro. Io, ad esempio, ho parlato con una signora che gestisce appunto il canile di San Quirico d'Orcia e mi raccontava di come, parlando anche di Antonio, di quanto sia stato un valore aggiunto per la comunità di San Quirico avere una persona come lui che veniva da un contesto sia sociale ma anche lavorativo totalmente diverso rispetto a quello del piccolo paesino della Val d'Orcia e di come in un certo senso gli abbia portato tanti benefici avere una persona di una certa cultura, comunque di una certa esperienza. E oltre a questo mi ha raccontato di tutte. Ora, il target del nostro gruppo erano i bambini, cioè il nostro progetto si è focalizzato sui bambini, sulla valorizzazione del territorio, però riferita ad una certa fascia d'età. Mi hanno raccontato di tutte le attività che vengono svolte a San Quirico nell'ambito appunto riservato ai bambini, e Fra quindi l'altro, c'era Leonardo, tanta scusa, partecipazione. fra l'altro ricordiamo che il vostro progetto è un progetto particolare perché tiene conto di un aspetto che nasce proprio dall'esperienza sul campo, cioè le famiglie che vanno con i figli piccoli da 6 a 13 anni e vanno a visitare la Val d'Orcia perché magari il babbo e la mamma sono interessati ai prodotti tipici, sono interessati ai bellissimi scorci che ci sono naturali, ai monumenti, sono interessati all'enogastronomia, ma il bambino da 6 a 13 anni di tutte queste cose che abbiamo detto non gliene importa niente. E quindi voi cosa avete pensato? Avete detto, ma sì, però facciamo allora qualcosa anche per loro, giusto? Certamente, noi ovviamente la nostra riflessione è un po' partita dal fatto che una famiglia visita un'azienda magari per una degustazione, in Val d'Orcia ce ne sono tante, al bambino di 6 anni il bicchiere di vino per ovvi motivi non può essere dato, o comunque, anche se è un po' più grande, il bambino della degustazione o comunque gliene importa ben poco, quindi in un certo senso siamo andati a cercare che aiutasse sia i bambini ma anche le stesse famiglie, avere un territorio, una valorizzazione del territorio anche a portata di bambino, secondo noi è stato fondamentale nel portare avanti questo progetto. Nel nostro noi abbiamo avuto. No, no, scusa, no, volevo dire che fra l'altro, non so quanto tempo
o per intervistarti fino a qua, quando posso andare avanti, sono le 17:30. Può andare avanti tranquillamente. Posso andare avanti? Ok. Allora, Sì. no, dicevo, la cosa interessante è che ogni gruppo, senza nemmeno fare tanto lavoro di smistamento, si è occupato di temi differenti, cioè ci sono otto temi, otto strategie, otto progetti, uno diverso dall'altro, tutti per il territorio, tutti che Una secondo cosa, me la professore, la stiamo grande. sentendo poco bene. Sì, Ma un sono un po' a scatti, sì. po'. Vediamo un po'. Ditemi un po' come sta andando ora. Meglio? Ora sempre uguale. Devo cercare un po' di campo. Vediamo. Ora va meglio? Ok, perfetto, perfetto, ci risiamo. Bene, vai, la tecnologia va dominata. Allora, no, dicevo, la cosa interessante è che sono otto progetti, ma che non rimarranno dentro a quell'aula, anche perché dentro quell'aula non ci siamo. Ma io spero che diventino otto veri e propri progetti per il territorio. Cioè, quando domani l'altro li presenteremo, mi farebbe piacere che ci fosse un bel pubblico ad ascoltarli, perché sono tutti progetti e se qualcuno li sente, secondo me, gli viene voglia di promuoverli, di farli suoi, di farli diventare delle vere e proprie attività anche imprenditoriali, no? Beh, certamente. Ora, io per rispondere a questa cosa mi riallaccio anche un po' a una domanda che c'era arrivata dalla chat, che era appunto di Marta, e invito anche se qualcuno avesse qualche domanda a scrivere, di come può ripartire un po' la valorizzazione dopo, cioè tutto questo nostro materiale, come potrà, diciamo, tornare diciamo, utile finita appunto questo periodo di crisi. E diciamo, questo è un po' la domanda che ha animato un po' tutto il corso, obiettivamente. Noi ci siamo detti che tornare, diciamo, alla situazione di prima sarà molto difficile, o perlomeno in tempi medio-brevi, diciamo, noi dovremo convivere con una situazione molto diversa rispetto a come eravamo abituati fino a qualche mese fa. Di conseguenza, dobbiamo anche rimetterci in gioco anche un po' noi stessi, sia come studenti, ma anche un po' come persone in generale. E quindi partire da un qualcosa che sia realizzabile fin da subito, non un qualcosa che rimanga totalmente astratto. Cioè, ora noi abbiamo fatto, purtroppo non abbiamo fatto, cioè purtroppo non sono stati realizzati dei video, ma nella maggior parte dei progetti sono più, tra virgolette, analogici, cioè quindi nel nostro caso è stata realizzata una mappa, altri gruppi hanno realizzato uno scatolone con i prodotti, altri addirittura un audiolibro con le leggende e aneddoti della Val d'Orcia. Quindi progetti che possono sembrare all'apparenza anche semplici, magari meno elaborati di un video, magari fatto anche bene a livello tecnico, però che hanno il grande vantaggio di essere immediatamente attuabili. Cioè noi questi progetti li possiamo prendere, magari qualcuno avrà bisogno di qualche piccolo ritocco, ma tranquillamente un'azienda le può applicare subito. Non può, cioè non dovrà aspettare magari il momento adatto o che ritornino i clienti o i turisti da fuori. Addirittura le può applicare sul territorio. Una valorizzazione del territorio, che secondo me questa è una cosa fondamentale, che riparte dai cittadini stessi. Cioè noi ci siamo anche un po' interrogati sul ruolo della Val d'Orcia del turismo. Che tipo di turismo va in Val d'Orcia? È un turismo più da cartolina, da foto diciamo, fermo la macchina sulla strada, fotografo i campi e riparto? Noi non vogliamo pubblicizzare questo tipo di turismo. Questo tipo di turismo lo lasciamo ad altri, a noi non interessa. A noi ci interessa un qualcosa che comunque, anche riprendendo discipline che hanno, diciamo, sono nate, tra virgolette, abbastanza recentemente come l'experience design, cioè una vacanza, che cos'è se non un'esperienza? Un'esperienza
Ora, purtroppo il termine esperienza è stato usato anche un po' a casaccio. Se noi prendiamo lo smart box, tanti sono denominati esperienza di 3 giorni, ne so, nella cascina della campagna di Grosseto, fa un esempio. Ora, non so se a Grosseto ci sono le cascine, ma comunque ho fatto un esempio. Quello che volevamo noi erano, diciamo, pubblicizzare e realizzare soprattutto progetti che fossero a misura d'uomo. E per essere a misura d'uomo devono appunto avere una base, cioè sono stati innanzitutto realizzati da persone, ora in questo caso da studenti, ma sono stati realizzati da persone per E anche altre Leonardo, persone. e anche da studenti E Erasmus, perché anche, soprattutto, ecco, ringraziamo quindi anche i nostri tanti studenti ci Erasmus tengo. spagnoli, portoghesi, che sono rimasti qui chiusi con il lockdown, che non sono potuti tornare a casa e che hanno lavorato con noi dalle loro piccole abitazioni e sono stati bravissimi, sono stati un supporto incredibile, giusto? Certo, io ci tengo a fare questo piccolo, diciamo, questa piccola parentesi. Tra l'altro, io ho avuto anche una ragazza nel gruppo con noi, Erasmus, che è stata utilissima. Cioè, Anche carina, senza di lei. anche carina, di la verità. Ora non facciamo, ora qui non siamo a fare sponsorizzazioni a livello. Però io ti parlo a livello di integrazione nel gruppo, cioè, secondo me anche per loro è stata un'esperienza che comunque si porteranno dentro perché. Fare un Erasmus in un periodo così, probabilmente loro saranno gli ultimi a fare il progetto Erasmus per un qualche periodo, quindi se lo porteranno dentro al di fuori di tutta la situazione brutta che diciamo del contesto, però diciamo essere stati, diciamo far parte di un progetto di lavoro per un territorio italiano, però allo stesso tempo portando all'interno dei nostri gruppi delle competenze assolutamente importanti per la realizzazione di questi progetti. E quindi, nel senso, anche io spero che per questi studenti sia stata comunque un'esperienza molto formativa aver fatto parte di questi gruppi, anche solamente per Vedi, migliorare la lingua, che può essere un aspetto magari considerato banale, però alla fine. stando di sotto, dici per gli studenti invece di dire per i miei compagni, perché sei sotto e quindi Certo, io sto esatto, cercando di per questo. avvantaggiarmi anche un po' sul lessico, un po' più istituzionale. No, allora l'augurio è perché non voglio utilizzare troppo la pazienza. Dei nostri ascoltatori, io che faccio il presentatore, no? E che quindi ti ha visto. Non so, di solito i vostri format durano mezz'ora, giusto? Sì, diciamo Sono che siamo nella media tranquillamente. nella fascia, va bene. Allora, la cosa interessante, secondo me, era proprio sapere, perché ci tengo a dirlo ai nostri. Vado ancora a scatti o mi vedi bene? Mi No, senti bene ora? perfetto, se ora è Perfetto. andato. Ok, no, allora ci tengo a dirlo, non è che abbiamo preparato niente, Leonardo, puoi anche te testimoniare che questa cosa non è preparata, nel senso, io sapevo, Assolutamente no, cioè, totalmente casuale. ci siamo trovati così in questa situazione e per me è un piacere sapere che cosa hai provato, che cosa, le sensazioni, il tuo punto di vista, perché è quello che ti dicevo prima, cioè il nostro è sempre un punto di vista. Sempre preferenziale, cioè siamo in un punto in cui non riusciamo a vedere le cose se non dal nostro punto di vista. Invece è bello che tu abbia raccontato come l'hai visto, come l'hai vissuto, e come ne hai dal modo in cui ne hai parlato, direi che ti ha entusiasmato questa cosa. Io spero che sia stata e sia un'esperienza interessante, utile, perché comunque dovevamo tutti i giorni quando ci incontravamo, anche se in rete, però insomma, un saluto, un sorriso, il nostro amico Marco da Bergamo che ci dava le ultime notizie, sulla situazione Lombardia, perché poi siete tornati tutti, quasi tutti alle vostre abitazioni, tranne i nostri compagni spagnoli che sono rimasti qui a Siena, quindi anche vedere tutto, insomma, sentire queste voci, no, da diversi luoghi, da diversi, sta veramente un'esperienza che è chiaro, è brutto dire,
una bella esperienza in un momento in cui siamo a casa e con più di 20.000 morti del nostro paese. Non possiamo dire questo, però dobbiamo dire che abbiamo cercato di superare questa impasse nella maniera migliore, cioè quella di rimboccandoci le maniche e cercando di fare qualche cosa ancora migliore rispetto a quello che avremmo potuto fare se fossimo usciti fuori. Ci manca il contatto umano, ci mancano le gite in pullman. Non sapevo che suonavi il basso, ma avresti potuto tranquillamente portare il tuo basso in trasferta e suonarci qualche cosa. Cioè, questo è quello che mi sarebbe piaciuto fare, però anche così siamo riusciti in qualche modo a creare questo senso di community, di vicinanza, no? Fra di noi. Io sentivo sempre, non so, sento sempre calore quando mi collego con voi. No, diciamo una cosa che a me ha fatto molto piacere è anche il fatto che quando abbiamo avuto in collegamento le due aziende di Bagnaia e Campotondo, Che che ringraziamo ringraziamo. Giovanna dell'agriturismo Bagnaia e Elena dell'azienda Campotondo. Come anche loro, in un certo senso, diciamo, vogliano che noi comunque si vada a trovare una volta che è finito tutto questo, cioè anche loro hanno voglia di vedere quelle 50 persone che quel giorno erano collegate dai loro computer, magari dalla loro camera, dal loro salotto, cioè ci vogliono comunque ospitare, ecco, per un po' anche conoscerci, che loro ovviamente gli studenti degli altri anni sicuramente avranno avuto l'opportunità di andarci, purtroppo noi quest'anno abbiamo fatto, diciamo, abbiamo saltato, ma con la Sì, speranza però comunque di ritornarci quando l'augurio ci però sarà. è quello di aver fatto qualcosa che possa effettivamente rimanere, cioè che non sia stato fine a se stesso, ma che possa diventare un vero e proprio progetto di sviluppo del territorio. Loro possono utilizzare, come abbiamo detto, dopodomani glieli presenteremo tutti i nostri progetti e se a loro piaceranno, so che molti dei tuoi colleghi, i tuoi compagni hanno già detto che sono disposti a lavorarci anche dopo il corso, a poter sviluppare queste idee, se troviamo persone che sono in grado di supportarci, di affiancarci per portarle avanti, potrebbero diventare veri e propri progetti imprenditoriali, quelli che avete fatto, perché hanno tutte le caratteristiche per esserlo. Quindi speriamo che in qualche modo il nostro lavoro non sia solo un lavoro fine a se stesso, ma sia un lavoro che serve per le persone, serve per il territorio, che ha messo in connessione almeno 80 persone circa fra i 50 miei compagni, perché i miei colleghi, io sono di sopra, e i professori come voi che stai sotto, e tutti anche i nostri compagni della community della Val d'Orcia che ci hanno dato i loro numeri di telefono, ci hanno dato la loro mail, che ci hanno risposto alle domande, alle telefonate, che sono stati così disponibili. Beh, tutto questo devo dire, sono almeno un centinaio di persone, i colleghi i docenti hanno parlato nei seminari, cioè sono circa 100 persone che sono state coinvolte in questi 2 mesi di chiusura totale in un progetto di apertura totale, quindi è esattamente il contrario di quello che eravamo costretti a fare, insomma, nell'essere così chiusi abbiamo cercato di essere il più aperti possibile. Ecco. Io questo credo sia stata, almeno dal mio punto di vista di studente del corso di comunicazione digitale, devo dire che è stata un'esperienza veramente entusiasmante. Ora non so per voi docenti se è stata la stessa cosa. Certamente, certamente. Però noi siamo arrivati in fondo, ma non abbiamo detto la cosa più importante, perché noi abbiamo più volte parlato di progetto, di valorizzazione del territorio, ma non abbiamo detto ancora come si chiama il nostro enorme progetto. Noi l'abbiamo citato, ma non abbiamo dato il nome Quindi, esatto. allora, diamo i riferimenti. Allora, il nome è frutto Brainstorming. di un contest di tutta la classe, è stato quello Un'orcia di piacere, tutto attaccato, senza nient'altro che i termini, abbiamo detto, Un'orcia di piacere. Tutto attaccato, punto, scusa,
blogspot.com. Questo è l'indirizzo del blog dove ci sono tutte le biografie delle persone che ci hanno partecipato, dove ci sono i resoconti degli incontri, dove ci sono raccontate un po' tutte le nostre vicende. Però questo è uno degli elementi, diciamo così, in cui si possono trovare dei luoghi, in cui si possono trovare memoria di quello che abbiamo fatto. Ci saranno anche i nostri progetti che dopodomani esporremo. Io ho già chiesto, come rappresentante degli studenti del corso, ho chiesto al nostro dirigente Brighi di far diventare l'esposizione dei progetti come se fosse una vera e propria tesi. Lui mi ha già risposto, mi ha detto che è possibile farlo, quindi potremmo presentare noi studenti i nostri progetti a voi docenti e potremmo anche avere un pubblico, come facciamo per le tesi, un pubblico che ci segue, quindi ascolta e che vede i nostri progetti e speriamo che li apprezzi e che chiami. Bisognerebbe mettere anche un numero verde, Leonardo. Cioè, Eccoci telefonare te. se volete partecipare, se volete sponsorizzare, se volete far diventare vostro questo progetto, telefonate al numero, no, ma metteremo un indirizzo di posta elettronica, Certamente. che è appunto, fra l'altro, un'orcia di piacere, tutto attaccato, chiocciola@gmail.com, e quindi lì potremo anche ricevere delle mail da parte di persone che potrebbero essere interessate. Io spero che ci sia questo sviluppo futuro dei nostri progetti, di quello che abbiamo costruito in questi 2 mesi. Mi dispiacerà, ti dico la verità, dopodomani mi dispiacerà un po' lasciare i miei compagni, lasciare voi docenti, perché mi sono affezionato un po' a questo gruppo, a questa community. E quindi, non lo so, sarà un momento di gioia, ma sarà anche un momento un po' di tristezza, perché ci siamo tenuti in compagnia per 2 mesi. E non so se qualcuno, sai, gli anni precedenti, sai cosa dicevano i miei compagni al prof Masini? Dicevano: prof, perché non mi boccia? Così l'anno prossimo lo rifaccio il corso. Però uno può sempre rifrequentare, cioè alla fine. Esatto, sì, lo può mettere fra gli esami a scelta, volendo. La frequenza è. Va Bene, bene. io Senti, a questo concluderei punto con. però No. non ci possiamo scambiare, però tocca a te chiudere o devo chiudere Allora, io in chiusura vorrei dare due indicazioni bibliografiche perché, diciamo, vogliamo un po' mantenere un po' la tradizione di Studium, che comunque, nonostante oggi sia stata un po' rovesciata, però. Diciamo abbiamo dei cardini a cui ci atteniamo e sono L'infinito viaggiare di Claudio Magris e L'elemento di Ken Robinson, oltre appunto al blog di Un'orcia di piacere, che ricordo troverete tutti questi elementi e tutte queste indicazioni bibliografiche le troverete sulle storie di Usiena Campus e Unisì, quindi se ve le siete perse le potete recuperare appunto molto facilmente. E allora a Bene, questo punto noi ci salutiamo, salutiamo, ricordo al professore, ringraziamo tutti i facciamo nostri sempre, ascoltatori. che ricordo al professore, visto che abbiamo avuto oggi questo piccolo scambio Di di posizione. posto, di condividere la diretta in maniera tale da poterla rivedere, quindi alla fine della diretta ci sarà l'opzione di condividi come storia e quindi Perfetto. almeno potremo salvarla e rivederla quando, insomma, vogliamo, Benissimo. nell'arco delle 24 ore e poi verrà caricata sui canali ufficiali dell'Ateneo. Benissimo. Allora, Leonardo, io ti ringrazio dall'alto dell'intervistatore, ti ringrazio di aver partecipato, ti ringrazio di aver risposto a tutte le mie domande e di avermi dato questo punto di vista che a me francamente mancava e che mi ha fatto molto piacere. Noi a questo punto ringraziamo il pubblico e diamo un appuntamento a domani sera con Studium, che ricordo sarà la prima puntata che avremo su Facebook con il professor Angelo Riccaboni. Quindi l'appuntamento è per domani sera. Di Di sopra però, lui. Esatto. sopra. Anzi no, su Facebook sarà laterale. Ah, Quindi perfetto. E quindi vedi, noi abbiamo chiuso noi in abbiamo epoca, chiuso il ciclo un'era. sopra sopra. Ciao a tutti. Ciao a tutti! Ciao, arrivederci.
Deve chiudere lei, professore.